Benvenuti o ben ritrovati a tutti amici del web, io sono Sig e questo è il nuovo episodio del Tell Me Sig, le mie risposte alle vostre domande. E anche stavolta di domande me ne avete lasciate una vagonata, quindi prima cominciamo, prima finiamo. La prima ce la fa Nix Finch. Tell Me Sig, chi preferiresti come padre tra Minato o Bardock? E come ti fa sentire vedere personaggi che abbiamo visto crescere come Naruto e Sasuke diventare padri? Scelta ardua, Minato o Bardock. Penso che sceglierei forse Minato, anche perché Naruto, più avanti nella storia, riesce a vederlo e a conoscerlo, suo padre, sia dentro se stesso, perché parte del chakra di Minato era ancora dentro, quindi insomma dentro di lui riesce in qualche modo a vederlo Minato. E anche lo vede quando poi ci sarà la tecnica, no, della resurrezione verso la fine, se non sbaglio. Invece Goku non vede mai Bardock, non si è mai creata una situazione per la quale Goku, una volta insomma cresciuto, non più neonato o comunque bambino, entra in interazione con suo padre. Quindi per questo ti direi Minato. Per il resto, sai, io Boruto ho provato a leggerlo, ma proprio non mi è piaciuto come opera, quindi in realtà non mi fa né caldo né freddo, voglio dire, cioè, è normale che anche Naruto e Sasuke si costruiscano una famiglia, quindi tutto lì. Prossima domanda di Dennis Domi. Tell Me Sig, quando tornerai a parlare di Hunter x Hunter? Lo so ragazzi, è tantissimo che non faccio un video su Hunter x Hunter. Nell'ultimo Tell Me Sig c'era una domanda a tema Hunter x Hunter, quindi ho sfruttato l'occasione per mettere Killua nella miniatura, e infatti quel Tell Me Sig ha avuto meno visualizzazioni dei soliti, e questo è uno dei motivi per cui ormai non tratto quasi più Hunter x Hunter, perché purtroppo c'è la stessa mole di lavoro dietro a un video a tema Hunter x Hunter di tutti gli altri, ma le visualizzazioni sono sempre abbastanza basse. Magari in futuro torno a farci qualche video, perché comunque a me piace tantissimo, però mi rendo conto che piace solo a una nicchia del mio pubblico. Una volta lo guardavano in tanti, poi pian piano voi iscritti siete diventati sempre di più e quelli appassionati di Hunter x Hunter si sono ridotti, o meglio, sono rimasti sempre quelli, però gli altri hanno altri gusti, quindi boh, chi lo sa, magari sì, uno o due video potrò anche farli. Ma andiamo avanti. Yollo492 ci chiede: Tell Me Sig, hai mai pensato di portare gameplay su YouTube? Ah, lo sai che i procioni vivono solo 2-3 anni? No, non sapevo che i procioni vivessero così poco. Si vede che le loro vite sono intense. Brevi, ma intense. Pikachu approva. Non è un procione, è un topo, ma approva lo stesso. Comunque sì, certo che ho pensato di portare gameplay qui su YouTube, anzi ti dirò, in origine, quando ho aperto questo canale, l'obiettivo principale era fare gameplay su giochi horror, però fare gameplay è abbastanza complicato da un punto di vista della strumentazione, cioè servono tante cose, tanti strumenti e poi boh, non so se riuscirei a intrattenere per tutta la durata di un videogioco frammentato a puntate o episodi, insomma, non lo so. Diciamo che sì, il gameplay era l'idea originale, ma poi pian piano è andata un po' alla deriva a favore di altro. Però magari un giorno, neanche tanto lontano, mi piacerebbe aprire un canale Twitch dove streamare qualche gioco, quello sì. Omar Baba invece chiede: Tell Me Sig, cosa ne pensi della trilogia di Spider-Man, quella di Sam Raimi? Allora, guarda, ti dirò, secondo me gli Spider-Man di Sam Raimi sono tra i migliori film della Marvel, dei film supereroistici intendo, sono secondo me fantastici, o meglio, il primo è veramente bellissimo, il secondo sì è bello ma non ai livelli del primo, e il terzo è un po' una schifezza, si salva perché c'è James Franco, io adoro James Franco, diciamo che
è un po' lui che tiene su la baracca nel terzo film, perché rispetto agli altri due è un po' più bruttino. Però secondo me restano tra i film della Marvel sicuramente tra i migliori, e all'interno della sottocategoria dei film incentrati su Spider-Man forse il primo è il migliore. Non ho visto l'ultimo film di Spider-Man, quello in animazione, come si chiama? Un nuovo universo? Quello non l'ho ancora visto, hanno detto tutti che è bellissimo, probabilmente sarà anche vero, visto che ha riscosso tantissimo successo tra il pubblico. Però rispetto agli altri, secondo me non c'è competizione. Il primo Spider-Man di Sam Raimi con Tobey Maguire era una vera perla, secondo me. Ma proseguiamo. The Viper RKO chiede: Tell me Sig, Gogeta e Broly sono diventati canonici. Il Super Saiyan 4 ha speranze di diventarlo? Io lo spero molto, dato che è la mia trasformazione preferita in tutto Dragon Ball. Bella domanda questa, molto molto bella. Allora, guarda, sì, è vero, con l'ultimo film Broly e Gogeta sono diventati canonici, o meglio, diciamo che è Broly che è diventato veramente canonico, perché in realtà Gogeta, è vero, non è mai comparso all'interno dell'anime e del manga, però sai, c'era la danza Metamor, c'era Gotenks, quindi diciamo che implicitamente Gogeta aveva già una certa dose di canonicità. È vero, non era mai effettivamente apparso, però c'era la tecnica di fusione, c'era una fusione identica ma con altri personaggi, cioè i due ragazzetti, Goten e Trunks, quindi 2 più 2 fa 4, cioè Gogeta era lì, cioè c'era, semplicemente non era ancora apparso. Broly invece faceva parte dell'universo espanso dei film ed è stato canonizzato? Beh, insomma, è diventato canonico, ecco. Se devo essere sincero, però, io non credo che succederà la stessa cosa anche al Super Saiyan 4, perché un conto sono gli UAV, un conto è l'intera serie di GT, che secondo me è proprio considerata come qualcosa di a parte, di isolato. Secondo me faranno una nuova trasformazione, un nuovo Super Saiyan, potrebbero addirittura chiamarlo Super Saiyan di quarto livello, ma sarà diverso. Non credo che riprenderanno il concept del Super Saiyan 4 di GT, che anche a me piace tantissimo, per inserirlo all'interno di Super. Non credo. Prossima domanda di Simone Sorrentino. Tell me Sig, qual è il tuo secondo personaggio preferito di Dragon Ball? Lo sanno tutti che il tuo personaggio preferito in Dragon Ball è Zarbon. Bravo, è vero, è Zarbon. Il secondo invece, direi che il secondo posto se lo spartiscono due personaggi che sono un po' sottovalutati, secondo me. Sì, intanto il telefono suona, ma vabbè, anzi no, vibra. Dicevo, il secondo posto se lo spartiscono Bardock e C16, che secondo me sono due personaggi davvero, davvero interessanti. Bardock lo è nonostante di fatto compaia pochissimo nella storia originale, davvero, cioè ci sarà forse in 7-8 tavole, non di più, mentre C16, cioè, anche lui dura poco, ma secondo me Toriyama si è superato nella creazione, nell'ideazione di C16. Marco Di Iorio invece ci chiede: Tell me Sig, perché non hanno messo un ruolo fondamentale su Radish? Ma sai, non saprei risponderti, probabilmente serviva un nemico abbastanza semplice, senza troppi fronzoli, che facesse un po' da apripista, no? Quella che è poi la vera storia in sé per sé, che concerne anche proprio Goku, cioè la sua natura di alieno e di extraterrestre, appunto. E magari hanno pensato: buttiamoci lì un fratello malvagio che, non lo so, vuole riallacciare i rapporti, anzi no, perché in realtà dei rapporti a Radish non frega nulla, vuole solo reclutare Goku perché ne ha bisogno per le sue conquiste, le sue missioni di Saiyan, non lo so. Boh, hanno deciso di così, di usarlo da apripista, appunto. Un po' uno spreco, sì, perché il fratello maggiore cattivo è sempre
un elemento narrativo valido, secondo me, se ben sfruttato. Evidentemente qui hanno deciso di fare così. Altra domanda di Gamer and Friends. Sig, hai mai visto Made in Abyss, una piccola perla che adoro? No, non ho mai visto Made in Abyss, però mi ha incuriosito moltissimo. In realtà non lo conoscevo nemmeno. Quando ho scelto la tua domanda sono andato ovviamente a darci un'occhiata su Wikipedia e devo dire che sembra molto molto interessante. Probabilmente lo recupererò. Ecco ragazzi, anche per oggi le domande sono finite. Come al solito io vi esorto con l'hashtag TellMeSig a lasciarmene altre qui sotto nei commenti, così poi io le scelgo e le ritaglio e le inserisco nel prossimo episodio, come proprio uno youtuber molto professionale. E detto questo, vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione e per le vostre domande, perché me ne fate davvero tantissime ogni volta. E che dire? Statemi bene ragazzi e noi ci vediamo al prossimo video, come sempre. Ciao!